Fanciulle e fanciulli, questo è il video dei preferiti del mese di luglio. Ci sono delle novità? Sì. Cominciamo da quelle cose che ormai sapete tutti. Le devo dire, ma non le devo dire. Vabbè, sempre lei. Poi, è sempre lei. La mia terrona, la mia terra gigante di Deborah. Sapete quanto l'adoro. Questa qua è la 2, la Brown Tack Traction. Sapete quanto l'adoro perché è luminosa e perché è opaca ma luminosa. E fin qui ci siamo. Siamo come al solito. Invece come base alterno ogni giorno quello che mi piace di più. Se voglio una coprenza maggiore uso una BB cream. Questa qua è la Dr. G, ma una vale l'altra. Io apro il cassetto, quella che prendo per prima mi va benissimo. Se voglio una coprenza invece più leggera uso sempre il Vita Lumiere Acqua, questo qua è il B10. E se invece voglio fa tantissimo caldo, nelle giornate primi di luglio che faceva veramente caldissimo e sudavo anch'io, vi rendete conto? Sudavo anch'io, io non sudo mai, usavo il fondotinta, quello in polvere della Bare Minerals. Questo qua è il Fairy Light, che è il più chiaro. E appunto utilizzavo questo perché così almeno asciugava un po' e rimaneva un po' più opaca. Sempre sul viso, quello che mi piace di più è questo illuminante della Sun Club di Essence, che è questo illuminante highlighter powder, che è questo profumo di cocco buonissimo, che me lo metto sullo zigomo sopra il blush. Come blush, cioè, o utilizzo questo, o utilizzo la terra. O se no, ogni giorno più o meno cambio, più salmone, meno salmone, più arancio, più rosa. Quello cambio tutti i giorni, non c'è un prodotto che utilizzo di più. Per coprire le mie imperfezioni è sempre lui, il correttore di Madina. Mi spiace non dirvi che cos'è, ma è andato via tutto, che è questo. Metto un po' sul dito, sul brufolino e sparisce tutto. C'è il colore azzeccato per la mia pelle. Però appunto non so qual è, non so che colore sia. Sugli occhi invece, ve lo devo dire, yeah! Questo combo che ho scoperto grazie appunto a Donatella di Miss Rettore, questo della Pupa Tropics Diamond Eyeshadow, che è lo numero 01, con la sua bella matitina che non so che cosa sia, perché no, Pupa 01, perché è andata via tutto, la uso così tanto che è andata via. E questo qua appunto, questo combo. Vi lascio qua su il tutorial, basterà cliccarlo, si aprirà un'altra pagina, vedrete il tutorial che ho realizzato utilizzando questi due prodotti. Il tutorial si chiama Tutorial Donatella. Poi sulle labbra, adoro, adoro, adoro ancora tantissimo Snob, questo colore di MAC opaco, adoro, che è appunto un rosa. È un rosa baby opaco, bellissimo, cremoso, confortevole. Sulle mie labbra fa un effetto volume pazzesco. Ogni volta che lo metto, voi mi dite: cambio, ti sei rifatto le labbra? No, come potrei? Cioè, faccio video ogni 2 giorni. Cioè, come faccio a nascondermi una cosa così? E quando si fanno le labbra vengono tipo dei canotti così. Come potrei? Mascara. Mascara Vamp, quello di Pupa, il blu, che è il mio preferito in assoluto. Questo è il 300. Quello lo faccio vedere, comunque l'avete visto in mille video. Così sembra un flash, invece indossato si vede e non si vede. Non è così sfacciato, non è un blu così sfacciato. Sugli occhi, a parte questo, quando voglia, solitamente la sera uso questi qua perché mi piace questo effetto acqua bellissimo. Invece di giorno, quando non ho particolare voglia di truccarmi, cosa faccio? Metto solo il mascara e poi ci schiaffo su. Mi piacciono molto questi ombrettini di Astra. Io ne ho 4, ho il 3, il 5, l'1 e il 2. Vediamo se riesco a farveli vedere. Eccoli qua. Turchese, marrone, rosa e questo qua invece è proprio un bianco. Questi qua sono gli ombrettini. Durano tanto, sono belli intensi, dovete sfumarli
Cioè, dovete lavorare un occhio per volta perché sennò poi si asciugano e non lo toccate più, non lo sfumate più. Però mi piacciono perché danno appunto questo effetto luce, questo effetto luminoso. Questo qua turchese è stupendo. C'è anche il viola e il verde. Infatti la prossima volta mi sa che andrò di viola e di verde perché sono bellissimi. Questo qua me l'ha regalato la mia amica Raffa. Ciao Raffa, ti porti un cannolo dalla Sicilia, ti prego. Eccolo qua, questo turchese meraviglioso che è il 5. C'è questo qua che è l'1, che è il bianco, bianco perlato. Questo qua è il 3, ho fatto il tutorial scorso. Questo bronzo, rosa antico marroncino. Questo qua è un duochrome, è un rosa duochrome che dà sull'oro ed è il 2. Il colore è pazzesco. Eccolo qua, questo qua non l'ho ancora provato. E, come dicevo, il problema è la reperibilità. Perché, per esempio, c'è un altro prodottino che mi piace, che è una coccola. È questo che è Astra Magic Perlage All Over, che è questa cosina qua, che voi guardate. Faccio trilli. Vediamo se funziona, se si vede. Vedete? No. Vabbè, e spruzzo. E spruzzo i glitterini. Questo è bellissimo perché la sera. Voi, soprattutto al mare d'estate. Adesso sono piena di glitterini. È una coccolina. E questa cosa qua mi piace appunto la sera sulle gambe o sulle braccia dare un tocco di luce così, una spruzzatina e voi siete subito scintillanti. È una coccola, cioè non è altro che una coccola, ma le trovo deliziose. Poi i prezzi di Astra sono veramente bassissimi, parliamo proprio di 3 euro al pezzo. Dicevo prima, il problema è la reperibilità, soprattutto al nord è un casino trovare posti dove vendono Astra. Io li prendo sempre dal Therapy Labs, quel sito, oppure al negozio a Torino, quello dove prendo tutti gli orecchini. Loro vendono anche trucchi, quindi io prendo lì. Se avete anche voi problemi a trovare Astra, loro so che hanno alcune cose. Non hanno tutta la collezione Astra, però almeno alcune cose ce le hanno. E con questo è tutto. Questi sono tutti i prodotti che ho utilizzato di più nel mese di luglio. Spero di esservi stata utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao fanciulle e fanciulli, ciao!